interpellanze e le interrogazioni che abbiamo fatto noi e altri componenti dell'Assemblea non è un'attenzione politica perché non ci piacciono i consorzi. E la richiesta della commissione d'inchiesta non è perché abbiamo preso ad odio i consorzi o ci siamo svegliati, è perché cittadini di tutti i territori dei consorzi ci hanno segnalato questi problemi e questi gravi problemi che si sono venuti a rilevare durante le elezioni. Non ci sono venuti a dire i consorzi non funzionano e non c'è la regimazione delle acque, anche se qui magari poi si possono fare altre verifiche. Ci sono venuti a dire abbiamo difficoltà a presentare le liste, hanno cambiato le regole, ci sono dei grossi dubbi sulle deleghe sia per le liste che per i voti. Il problema è che c'è un sistema di voto c'è un sistema feudale. Il consorzio è vissuto ancora ad oggi come un sistema feudale e guai chi si affaccia a cercare di entrare lì dentro, perché lì dentro c'è un controllo che non si può rompere. Quindi chi ha voluto presentare liste alternative ha fatto fatica. L'unico consorzio dove vengono annullate le elezioni, guarda caso, è quello dove hanno vinto quelli che non dovevano vincere. Quindi qui c'è un problema e questo problema va affrontato. La commissione d'inchiesta serve per capire dove sono stati questi problemi e questi problemi, vi diciamo, ci sono. C'è un problema di accessi agli atti. Abbiamo dei consiglieri che hanno chiesto di andare a vedere le deleghe e le schede dei voti e non gliele fanno vedere, assurgendo la scusa che ci vuole un notaio e che costa. Allora abbiamo richiesto noi di fare l'accesso agli atti. Neanche noi lo possiamo fare come consiglieri regionali. Neanche noi possiamo capire che cosa c'è nascosto lì dietro. Questo sistema va revisionato e va rivisto. Quindi disponibile a discutere sul lato politico di cambiare le regole, ma assolutamente non si può derogare sul fatto che noi non andiamo a indagare su quello che è successo. Questo è veramente assurdo, non si può lasciare perdere questa cosa. Se voi non ci fate fare la commissione d'inchiesta e ci dite dobbiamo usare gli strumenti ordinari, io come vicepresidente della Commissione 1 so già come fare. Intaso la Commissione 1 di audizioni sui consorzi di bonifica e poi abbiamo risolto il problema. L'operazione è riuscita ma malato è morto. Questa è un po' la sintesi dell'intervento della consigliera Serri che farei dopo aver sentito che tutto è andato bene, tutto si è svolto nella correttezza delle procedure. Ma qualcosa si è toppato perché siamo, come diceva il consigliere Fotti, al prefisso telefonico dal punto di vista della partecipazione. Ora ci sarà la riconvocazione su Reggio, spero che non avvenga come è avvenuta precedentemente e che ci sia più serietà, perché se no ai seggi ci trovati i banchetti nostri a fare delle proteste e a chiamare la stampa. E noi ovviamente lo sosteniamo, l'abbiamo proposto, quindi ci mancherebbe altro. Ho sentito dire che tutta la documentazione era stata pubblicata sull'albo e sul sito e che tutta la parte cartacea era accessibile presso gli uffici. Vorrei sapere quanti sono andati a consultarla, visto che sono andati in tanti. Noi non chiediamo in questa commissione un annullamento tout court delle elezioni, ma trasparenza. Quella trasparenza che il consorzio di Burana sta negando a un consigliere eletto. Questo secondo me è molto grave, è molto grave anche che un partito che si dice democratico non si indigni lui stesso. Là dove sono state usate molte deleghe, Reggio ne è un esempio eclatante, sono comunque una situazione sospetta, soprattutto perché quando senti dire sono andato a votare più mio padre e ho scoperto che aveva già votato, qualcosa di strano ti deve venire in mente, soprattutto quando scopri che ci sono anche le votazioni di alcuni morti. Un dubbio non ti viene? A me sì. Le minoranze non hanno, noi non abbiamo piacere di far battaglie contro un ente piuttosto che un altro, perché di lavoro ce n'è tanto da fare e di argomenti tanti da affrontare, ben più seri da un punto di vista più ampio, ma le minoranze sono qui per fare controlli, è il nostro mestiere e quindi cerchiamo di farle quando ci viene concesso, ovviamente, vedasi consorzio di Burana. La Commissione di per sé non vuole affatto essere permanente, nel carattere di questa richiesta c'è la temporaneità. Raggiunto l'obiettivo, la Commissione si chiude, cioè l'obiettivo è fare trasparenza. Non è che non abbiamo piacere a caricare di ulteriore lavoro i consiglieri di questa Regione, ma quello di fare vera trasparenza senza dover
arrivare a queste richieste dovrebbe essere quasi automatica, a volte non lo è, e quindi queste richieste riteniamo siano assolutamente necessarie. Grazie.